Ecco, ci siamo con il sindaco di Santa Margherita, Paolo Donadoni. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, che estate è stata appunto a Santa Margherita? Ma è stata un'estate straordinaria, i numeri parlano chiaro, fra l'altro quelli di Regione Liguria sono stati dati proprio dal presidente Totti e l'assessore Berrino qualche giorno fa. Un'estate di grandissimi risultati che ci fa ben sperare anche per lavorare insieme sul fuoristagione. Un obiettivo che aveva coinvolto tutto il nostro territorio già a fine 2019, poi abbiamo avuto le traversie a tutti note, ora confidiamo di poter ripartire anche con questi obiettivi. Ecco, sono mancati forse un po' gli stranieri, americani, giapponesi e soprattutto oltre Europa, ecco, diciamo. Come avete sopperito a questa carenza? Ma sicuramente è stato un turismo diverso da quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni. In effetti sono mancati specialmente gli statunitensi a Santa Margherita Ligure, seppur adesso cominciano i numeri a ricrescere pian piano. Abbiamo però recuperato un turismo per noi nuovo, in realtà antico, che è quello delle seconde case. Santa Margherita ne ha tantissime, perché su 9.000 abitanti abbiamo 5.000 seconde case come strutture fisiche, quindi potete ben immaginare i numeri, basta pensare a due persone per seconda casa, cosa voglia dire. Ed è un turismo diverso, perché non è il turismo del mordi e fuggi, non è il turismo di due giorni, del weekend, ma è un turismo di persone che si fermano anche un mese, a volte di più. Quindi senz'altro cambia anche la modalità di intendere le presenze sul territorio. Benissimo. Ora c'è il salone nautico, la vetrina del salone nautico, che può comunque portare del turismo anche nella zona di Santa Margherita e del Tiguglio. Però poi dopo, successivamente, c'è l'inverno e bisogna anche lì cercare di fare qualcosa. Voi avete già studiato un piano per il turismo invernale? Ma allora, il salone nautico senz'altro è molto importante per Santa Margherita Ligure, perché ha sempre avuto un legame molto forte di presenza in quel frangente, o di persone che vengono a stare a Santa Margherita Ligure per partecipare poi al salone nautico, o di persone che vengono comunque alla sera nei nostri bar, ristoranti, nei locali, diciamo, della dolce vita. Per quanto riguarda fuori stagione, è un obiettivo non solo nostro ma di tutto il Golfo Tiguglio, sul quale si cerca di lavorare insieme. Credo che il messaggio positivo che arriva da qui oggi è proprio la volontà di presentarsi come destinazione unica, il territorio del Tiguglio che collabora, in realtà non solo il Tiguglio perché poi si aggiungono anche Camogli, Recco del Golfo Paradiso, ma che si collabora tutti insieme per affrontare le criticità e costruire le risoluzioni nell'ambito di una crescita collettiva. Questo credo che sia un messaggio importante che ci fa guardare positivamente al futuro. Benissimo, ringraziamo allora il sindaco, lo lasciamo alle sue incombenze e buona continuazione del programma. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.